Un principio è il dialogo, perché in un mondo in cui c'è sempre meno la volontà di ascoltare il punto di vista altrui, se questo passa in politica potrebbe sicuramente essere un problema. Un principio è il principio di comunità. Un principio che mi viene in mente è democracy. For me, the world would be better if everyone would embrace democracy and good governance. Un concetto di comunità nello stare insieme, per lo stare insieme, per trarne benefici reali e non solo magari materialistici o individuali. La libertà. Libertà intesa sia come libertà di espressione che come libertà di pensiero. Un principio. L'essere critici, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi della mia generazione, è difficile capire quale posizione prendere e riuscire a usare la propria conoscenza per essere critici rispetto a quello che leggiamo, diciamo. Un principio è il diritto all'istruzione. La tutela dei bambini e la possibilità ad ogni giovane di realizzarsi e contribuire al mondo, perché il mondo dovrebbe funzionare a cicli in cui le vecchie generazioni devono dare spazio anche a quelle più nuove. Un principe. Un principe che mi viene in mente, per me è di ispirazione sicuramente Angela Merkel, in quanto vediamo come nonostante il populismo dilagante all'interno del proprio partito sia riuscita appunto ad arginare questa minaccia mantenendo comunque un consenso. Per non parlare poi del fatto che sia una donna e possa essere un esempio. Un leader molto importante in questo momento è Xi Jinping, il presidente della Cina, che in questa settimana ha conquistato ancora più potere all'interno del Partito Comunista Cinese, ossia la singola organizzazione più potente al mondo. Un principe, secondo me, Barack Obama, perché è un principe su cui dovremmo un po' spegnere i riflettori, perché potrebbe costituire per i democratici e per le persone che si identificano in questo partito una minaccia al progresso, all'andare avanti dopo una sconfitta pesante e quindi trovare un nuovo leader. Donald Trump. Un principe, dopo attente riflessioni, il primo ministro canadese Trudeau. I'm very optimistic with Emmanuel Macron and Angela Merkel, of course, together they are going to make Europe stronger despite the Brexit. Questo festival mi ha arricchito soprattutto nel senso che ho conosciuto chi sono i veri attori della diplomazia, non solo ambasciatori ma anche imprenditori, anche cuochi riescono a fare diplomazia. L'evento che mi ha interessato di più sicuramente è stato quello dell'ambasciata olandese del giovedì 19 sui leaders e le sconfitte elettorali, perché abbiamo potuto esaminare quanto sia più individuale oggi la figura del leader e quanto il partito influisca meno. Una conferenza che mi ha particolarmente interessata è stata quella sul tema delle sanzioni, perché si è trattato appunto da un punto di vista di politica internazionale, poi si è parlato dell'Unione Europea ed è stato sottolineato come da un punto di vista europeo queste sanzioni, alcune siano molto vecchie, siano ancora attive. Un qualcosa a cui non avevo mai pensato era il fatto che è una sorta di arma a doppio taglio, quindi è una questione molto controversa, al solito. La conferenza più interessante per me aveva come titolo «Perché essere un buon paese è vitale per gli interessi nazionali?» e si interrogava sul fatto che essere egoisti alla fine distrugge il paese che è egoista, mentre aiutarsi reciprocamente tra paesi è vitale per risolvere problemi che sono anche molto locali, come gli effetti del cambiamento climatico. Quella che mi piaceva di più è stata quella che aveva come tema principale migrazione, integrazione e aiuto allo sviluppo, e è stata interessante sicuramente per il tema che è attuale e perché comunque ci si è concentrati molto sul fatto che c'è bisogno di politiche nuove sia da parte del governo italiano e anche dal punto di vista dell'Unione Europea. E c'è stato un intervento che parlava della paranoia e quindi del fatto che molto spesso noi cittadini non siamo veramente informati sui fatti e quindi tendiamo a considerare queste migrazioni di massa come se fossero una sorta di arma di distruzione, quando in realtà potremmo comunque beneficiare della cosa.